saluto anche da parte mia e ringrazio i presenti, in particolare l'amministrazione, per averci invitato a parlare in questo ambiente in cui si respira sostenibilità, di un tema che a noi è molto caro, cioè delle sinergie. Poi vediamo declinate come. E sarà proprio quello che io cercherò di fare, partendo da una panoramica su chi siamo e sulle cose che pensiamo siano gli obiettivi, e poi per arrivare alle esperienze che noi abbiamo fatto in questo territorio, per arrivare a dire secondo noi queste sono le esigenze e lanciare un po' una sfida, e poi la lasceremo poi alla seconda parte del programma. Allora, noi chi siamo? Noi facciamo parte di un gruppo internazionale, vedete sulla destra, siamo ICM Industria, ci occupiamo sostanzialmente di produzione sostenibile, quindi siamo nel tema. Le altre due aree si occupano più di intelligence, di marketing o tecnologico, e di valutazione e valorizzazione di asset. Ritorniamo a ICM Industria. L'ICM Industria, la nostra missione. Allora, noi abbiamo in mente un tema che ci cala per forza nelle aziende, cioè quello di abilitare l'innovazione, favorire lo sviluppo economico di cluster, e qua già vediamo un approccio alle sinergie, comunque all'integrazione, e l'altro è quello di favorire l'opportunità di crescita anche di risorse che abbiano queste caratteristiche, quindi professionalità mirate a questi temi. Solo velocemente una rappresentazione di quello che è un sistema o un'innovazione sostenibile, che abbiamo visto tante volte, e quindi che significa affrontare il tema di creare, progettare prodotti o processi guardando tutto il ciclo di vita, in modo che, io direi, ecco, una sintesi, in modo che produciamo oggi ma non consumiamo tutte le risorse, le lasciamo un pochino anche, o le lasciamo inalterate per domani, per le future generazioni. Qui vediamo uno della futura generazione, insomma, gliene lasciamo un po' anche a lui, o gliene lasciamo molte. Allora, ci caliamo un po' già nel territorio. Allora, noi abbiamo questa caratteristica di andare a capire da una parte cosa serve, quindi i mercati, dall'altra cosa offre e come è caratterizzato il territorio. Allora, vediamo che anche nel territorio, qui abbiamo rappresentato alcune delle aziende che affrontano già delle tematiche che sono collegate proprio alla sostenibilità, e quindi sia dalla progettazione alla produzione, vedete, consumo, riciclo, quindi dalla fonderia sino a questa Ecozema, che ci piace ricordare come produttrice di prodotti e stoviglie monouso, che sono stati utilizzati anche dal Salone del Gusto, quindi richiamato da quello, ci piace anche ricordare perché abbiamo fatto appena concluso un progetto proprio con il Salone del Gusto. Allora, caratterizziamo meglio quello che è la nostra attività e partiamo dagli obiettivi. Allora, noi crediamo che, e quindi ci rivolgiamo prioritariamente al mondo industriale, al mondo delle aziende, sia importante, ecco, avere questo approccio dell'accelerazione. Se si usa spesso questo termine, però l'idea è che probabilmente siamo rimasti inattivi abbastanza, diciamo, nel complesso chiaramente ci sono le eccezioni, ma il tema è accelerare da una parte innovazione, dall'altra parte, quando abbiamo fatto questa prima parte di aver accelerato innovazione, portare i prodotti, i processi, quindi portare questo che è il nostro risultato al mercato, e anche qui un processo che deve essere accelerato. Su cosa? Su, quindi, prodotti, su processi, tecnologie, finanza, sì, si parlava prima, è un tema molto caro, molto difficile, ma non solo, e poi anche su quello che sono le competenze e le conoscenze. L'idea è che uno degli strumenti vincenti possa essere
proprio questa collaborazione tra diversi enti, in altri termini fare sistema. Questo lo riteniamo uno degli elementi vincenti. Accelerare l'innovazione, ecco, anche qui l'idea è che dall'idea si arriva fino a un risultato finale, ma si passa attraverso la necessità di avere informazioni, conoscenza, e lo facciamo da soli? Probabilmente meglio se lo facciamo in una struttura di relazione aperta, per avere maggiori informazioni, per avere maggiori opportunità, con reti che se possibile sono reti internazionali. Una volta che abbiamo avuto l'idea, abbiamo trovato anche le strade per arrivare a questo prodotto, l'altra leva importante è quella dell'accelerazione del trasferimento sul mercato. Quindi noi dobbiamo conoscere il mercato, fondamentale, altrimenti se non conosciamo i bisogni del mercato potremo aver costruito la cosa più bella del mondo che va bene solo a noi. Quindi di nuovo le relazioni internazionali, la comunicazione sono fondamentali, però, e poi vedremo alcuni dati, abbiamo le dimensioni, le caratteristiche per sostenere da sole queste operazioni, queste attività, o forse dobbiamo anche ripensare alle modalità proprio di business, avendo anche qui un approccio diverso, un'apertura con altri partner. Quindi qui si parla di joint venture, di approcci di licensing, di accordi di partnership. Allora qui vediamo, tanto per capire meglio cosa intendiamo noi, un approccio corretto, attraverso questa scheda che cerco di riassumere e togliere un po' di complessità. Se guardiamo nella fascia alta, l'idea è questa. Da dove partiamo? Partiamo dall'analisi della domanda del mercato. Cosa chiede il mercato? Questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè noi dobbiamo andare a fare qualcosa che qualcuno ci chiede, non fare qualcosa che poi teniamo per noi. Successivamente definiamo strategie da cui poi decliniamo dei progetti, possono essere progetti realizzativi, progetti di investimento, e dopo andiamo a reperire le risorse, perché abbiamo qualcosa che ci dice: noi abbiamo bisogno di questi soldi, sempre con una difficoltà che comunque avremo, ma non abbiamo bisogno perché ne abbiamo bisogno perché noi abbiamo costruito un piano, abbiamo un'idea, abbiamo già fatto una strategia, abbiamo un progetto. Tutte le altre attività poi sono declinabili chiaramente all'interno dell'azienda nelle diverse fasi, ma questo che è il processo attraverso cui si arriva a un elemento fondamentale del reperimento delle risorse, credo sia veramente importante. Poi sotto vedete quel rettangolo che per noi è un sistema sul quale noi pensiamo ci si possa basare, o almeno noi pensiamo di basare le nostre attività, che è questa piattaforma di gestione delle innovazioni in rete, cioè dare la possibilità alle aziende di comunicare attraverso un modello strutturato che gli permette quindi di condividere idee, processi, progetti di licensing, tutto ciò che serve per definire, diciamo, i piani e i progetti di sviluppo. Allora noi con questo che è il nostro modello siamo andati un po' a capire il nostro mondo. In realtà noi siamo a fare attività nel Veneto da diversi anni, ma da circa un anno siamo insediati a Schio. Allora, per capire, parliamo di una rappresentazione che vedete dal Veneto, Vicenza, Alto Vicentino, Schio. Queste sono le aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 2 milioni, quindi c'è un certo numero di aziende. È chiaro che fatta questa analisi, non è che queste 90 aziende possono agire, avere il loro bacino nell'area dove sono insediate, ma neanche nell'Alto Vicentino, ma neanche a Vicenza, neanche nel Veneto. Quindi l'approccio è capire come siamo, sì, ma avendo una prospettiva di
assolutamente internazionale. Stessa analisi per Sant'Orso, quindi vediamo in una delle aziende. E cosa abbiamo fatto per capire le aziende? Allora, noi abbiamo realizzato tutta una serie di progetti, attività che riguardano sia altre regioni d'Italia, oppure sono progetti di respiro internazionale, sulla meccanica, sulla meccatronica, sulla bioplastica, quindi diciamo uno spaccato molto ampio sempre di progetti sulla sostenibilità. Però abbiamo fatto anche tutta una serie di attività mirata proprio a soggetti del territorio. Quindi abbiamo valutato e abbiamo visto il packaging, abbiamo fatto progetti sul green building, sulla termomeccanica. Stiamo costruendo proprio quel sistema che avete visto, quella barra verde, che è il nostro sistema di diciamo integrazione, cioè questo sistema di innovazione della sostenibilità. E l'ultimo progetto che è in corso è quello della mappatura dello stadio di sviluppo delle aziende rispetto alla sostenibilità. Cioè vogliamo andare a capire meglio, aprendo quindi questo tipo di valutazione a un aspetto più ampio. Fatto questo, che cosa abbiamo capito? Qual è il nostro pensiero? Ecco, rispetto alle aziende, se rimaniamo in tema della sostenibilità, è chiaro che i temi sono come si possono produrre i prodotti, come si possono vedere o rivedere i processi, come si devono valutare i costi, gli investimenti di questi nuovi processi, di queste nuove modalità di produzione, e avere un contesto anche di risorse, naturalmente, che sia adatto a gestire questo tipo, diciamo, di innovazione. Allora, rispetto a questo, noi veramente pensiamo che uno degli elementi cardine sia proprio, ritorniamo al tema della giornata, la costruzione di sinergie, cioè sviluppare sinergie tecnologiche. Poi è chiaro che vi sono altre attività, comunque sempre questa apertura alla ricerca collaborativa, alla partnership, questa la crediamo uno degli elementi fondamentali. Allora, il primo interrogativo: come sono le nostre aziende, le aziende di questo territorio, rispetto a questo approccio? Ci solleviamo un po' su e vediamo una prospettiva un po' più ampia. Invece di guardare la sola azienda, guardiamo un po' le aziende nel complesso del territorio. Allora, dei temi che riguardano complessivamente questi gruppi sono quelli di avere una maggior forza per valorizzare le peculiarità, se ne parlava un attimo fa, magari su aspetti diversi, ma come facciamo a valorizzare meglio le nostre eccellenze? Come facciamo a conoscere meglio i mercati di sbocco? Pensiamo che siamo una somma di aziende che hanno dimensioni molto spesso molto modeste, che quindi hanno a disposizione singolarmente delle risorse limitate, no? Come facciamo anche ad aumentare le conoscenze sulle nuove traiettorie di sviluppo tecnologico che ci sono nel mondo? Capire quali sono le opportunità e quali possono essere, questo secondo me è uno degli elementi fondamentali, quali possono essere i percorsi comuni per fare sistema. Quindi mettere assieme non solamente le aziende, ma mettere assieme tutti quelli che sono i portatori di interesse. Ecco, questo secondo me è uno degli elementi veramente cardine. È molto difficile. Arrivo già a quella che è la nostra prima valutazione. In questo territorio, secondo la nostra esperienza, è molto difficile fare questo. Ma certamente è possibile. Allora, io vi faccio un esempio diverso. Faccio un esempio di quello che è un nostro progetto che noi stiamo conducendo,
per il polo della meccatronica di Torino, il MESAT, progetto in cui ci sono, vedete, 133 membri, ci sono le università, i centri di ricerca, anche qui la stragrande maggioranza sono piccole e medie imprese, ce ne sono anche grandi imprese. Sono partiti 20 progetti collaborativi. Su questi 20 progetti sono stati allocati, finanziati circa 20 milioni per un complessivo di 50, quindi cofinanziati e finanziati, e questi sono stati sviluppati su 14 settori diversi. Bene, questa è una situazione in cui vediamo una realizzazione di fare sistema. Ma oltre a questo, io vi voglio dire quello che sta facendo questo polo. Questo polo sta, con loro noi stiamo lanciando questo progetto di integrazione a livello europeo di tre poli, quindi un altro polo di Göttingen in Germania e un altro in Francia. Quindi non basta la dimensione, che è già una dimensione diciamo importante questa, ma la sfida è diventare attore assieme ad altri per costituire un sistema europeo di eccellenze e diciamo quindi di strategie e di progetti. Ecco, la prima quindi riflessione, la domanda che io faccio, che poi lascio alla seconda parte, è e qui come riusciremo a fare qualcosa di analogo, qualcosa di simile, o cosa possiamo fare? Benissimo.